Sicuramente ho trovato una squadra con più consapevolezza, dico, una squadra che ha dimostrato nell'andata di essere una squadra forte, una squadra compatta, una squadra unita. E ora mi fa molto piacere giocarci insieme a questi ragazzi. Penso comunque, come l'ho detto, all'andata ma anche alle partite del ritorno. Adesso la squadra sta dimostrando di poter dar fastidio a tutti e noi vogliamo continuare a far questo. Per quanto riguarda la partita del Brescia, è normale che voglio giocare, però non, per me non cambia tanto, cioè che sia Brescia o un'altra squadra, sempre 3 punti sono, quindi non, ormai è un capitolo chiuso e non ci penso più, voglio vincere per questa squadra, per questi tifosi, questa società che mi ha dato fiducia e ora i 3 punti contano solo questi. Per quanto riguarda il Pisa, è stata un'esperienza direi anche positiva, cioè siamo arrivati in finale playoff, cioè, non mi ricordo quante partite ho fatto da titolare, però ho giocato anche abbastanza, facendo anche gol in semifinale, ho giocato la finale, quindi lo ritengo comunque un'esperienza positiva che poi è conclusa con il cambio dell'allenatore, cioè, quindi sono state fatte scelte diverse. Che nel calcio ci mancherebbe altro che l'accetto. Per quanto riguarda il Brescia, è veramente difficile spiegare quello che è successo perché avendoci già stato ci tenevo a tornarci, a far bene, poi purtroppo ci sono dinamiche che vanno oltre il calcio in cui faccio fatica a parlare, quindi per questo, quello che è successo negli ultimi 4-5 mesi, vorrei dimenticare, come dicevi prima, vorrei dimostrare che ancora ho tanta fame, tanto da fare, tanto da dare, ancora, cioè, nella mia carriera ho tanto ancora da dimostrare perché voglio tornare a essere giocatore importante.